Presentati oggi 24 aprile durante una conferenza stampa presso il Salone degli Stemmi di Palazzo Arcivescovile di Salerno, tenuta dall'Arcivescovo di Salerno Campagna Cerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, e dal Delegato Diocesano per il Giubileo 2025, Don Ugo De Rosa, i primi eventi organizzati in diocesi in preparazione a questo evento. Il 2024 sarà un anno dedicato alla preghiera, così come chiesto dal Santo Padre, e la nostra arcidiocesi sta organizzando alcuni momenti per vivere insieme questo anno della preghiera. Il primo appuntamento è per il 14 maggio prossimo alle ore 19 al Palasport di Bellizze, con il raduno dei fedeli in rappresentanza di tutte le parrocchie dell'arcidiocesi, proprio per un momento di preghiera e di riflessione sul tema della speranza. Pellegrini di speranza, questo infatti è il titolo dell'evento che richiama il tema scelto dal Papa per il Giubileo, facendo riferimento al periodo della pandemia. Il dramma della morte in solitudine, l'incertezza e la provvisorietà dell'esistenza ha modificato il nostro modo di vivere, ha suscitato talvolta nel nostro animo il dubbio, la paura, lo smarrimento. Dobbiamo tenere accesa la fiaccola della speranza che ci è stata donata e fare di tutto perché ognuno riacquisti la forza e la certezza di guardare al futuro con animo aperto, cuore fiducioso e mente lungimirante. Così si legge sulla lettera che Papa Francesco, l'11 febbraio del 2022, ha indirizzato a Monsignor Fisichella, prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede, incaricandolo di preparare e gestire il Giubileo 2025. Sulla traccia di questa lettera, i relatori ci aiuteranno ad incarnare il messaggio della speranza, ha annunciato il delegato diocesano per il Giubileo, Don Ugo De Rosa. La professoressa Maria Rita Parsi, psicoterapeuta già del Comitato ONU dei diritti dei minori, presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, ci aiuterà a leggere le conseguenze della pandemia e del clima di guerra diffusa sulla nostra società. E il dottor Salvatore Martinez, già presidente nazionale del Rinnovamento dello Spirito e impegnato in progetti di promozione umana e spirituale, illustrerà la risposta della speranza cristiana alle ferite della società. A seguire, Monsignor Fisichella tratterà il tema Il Giubileo, tempo di grazia per la Chiesa e per il mondo. Le conclusioni saranno affidate all'Arcivescovo Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. Nel corso della conferenza di oggi è annunciata anche la realizzazione nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, a livello diocesano e delle varie forania della diocesi, di una scuola di preghiera. Fissata al 6 ottobre 2025, infine, la data ufficiale del pellegrinaggio giubilare diocesano a Roma. Il Giubileo coinvolge tutta la Chiesa e quindi tutte le diocesi. Il nostro essere in Italia, ed avere Roma, che sarà il centro del Giubileo in Italia, ci favorisce in maniera particolare. Si prevedono 30-32 milioni di pellegrini che poi si diffonderanno in tutta Italia e ci sono anche iniziative di collegamento diretto tra Roma, Roma-San Pietro, la stazione di Roma-San Pietro, con Salerno attraverso dei treni messi a disposizione sia dalle Ferrovie dello Stato, ci sarà un Frecciarossa anche a disposizione, come un treno del Giubileo, proprio così chiamato, che collegherà direttamente Salerno con la stazione di San Pietro in Vaticano per il collegamento dei tanti pellegrini che partiranno da noi. Pensate che nella data che noi abbiamo programmato come pellegrinaggio diocesano, che sarà il 6 ottobre dell'ottobre 2025, prevediamo tra gli 8.000 e i 10.000 pellegrini che partiranno da Salerno verso Roma, ma poi accoglieremo e stiamo anche pensando a itinerari turistici per Salerno anche. Sul sito dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna a Cerno, intanto, è stata inserita una finestra apposita in cui sono visibili alcuni appuntamenti che saranno in seguito precisati nei loro dettagli.
In conclusione della conferenza, l'arcivescovo ha comunicato un particolare riguardante un significativo contributo artistico della nostra arcidiocesi donato ai pellegrini che si recheranno a Roma. Sarà anche una mostra molto importante, sempre a Roma, sull'arte cristiana, e lì Salerno sarà rappresentata, perché hanno chiesto la presenza